che noi vi mostreremo invece questa sera, che vi porteremo, è un altro modo di danzare, tutto ottocentesco. Nell'Ottocento la danza era la danza sociale, la danza della società, dell'epoca con la S maiuscola, viene interpretata in questo modo. Sicuramente, io l'ho fatto ormai per anni, sicuramente chi danzava non era più consapevole di quello che realizzava realmente. Questo tipo di danza è stata presa, fu presa in tutto l'Ottocento solo da un punto di vista puramente estetico. Ma in realtà, a furia di farla e di realizzarla in tutti questi anni, che ahimè sono tanti, mi sono resa conto sempre di più, sentivo che c'era qualcosa che invece chiamava, che voleva dire altro. E non era soltanto il puro movimento estetico, bellissimo, l'esperienza del corpo che si muoveva nello spazio, oppure il corpo e la persona che si muoveva con gli altri danzatori per realizzare qualcosa, una coreografia spaziale, ma c'era qualcosa che partiva dalla geometria e che poi grazie alla geometria diceva altro, e che grazie poi a Simmetria, ai libri che ho iniziato a guardare, a leggere, per poter dire di aver letto veramente i libri dell'Anzio, di altri scrittori che vengono pubblicati da Simmetria, e ci vorrebbero veramente degli anni incredibili. Grazie a questo però mi sono posta altre domande, cioè ho visto che in quegli sguardi, perché nella danza ottocentesca un elemento fondamentale intanto è lo sguardo che i danzatori devono avere l'uno con l'altro, in quella posizione delle braccia, perché anche le braccia sono importantissime, faremo vedere, c'era davvero qualcosa di che si univa al cielo, al celeste, e che io avevo trovato e continuavo a guardare, ritrovare nelle pavimentazioni dei cosmati. Man mano che le vedevo, che le scorrevo e che le guardavo anche da un punto di vista reale, perché sono andata a trovare, a vedere, mi rendevo conto che quando io danzavo non facevo altro, insieme agli altri danzatori, che realizzare queste figure geometriche, questi quadrati, questi cerchi, questi otto, continui, movimenti che all'inizio sembravano così geometrici e quasi senza sentimento, ma che in realtà in tutta la loro geometria avevano un forte sentimento. Il sentimento, prego, un attimo, posso avere i danzatori. Il sentimento, quello che già dà inizio a queste danze, ripeto, i danzatori nell'Ottocento ormai non sapevano più niente, messi in danza del Quattrocento sicuramente, nei loro manuali, nei loro trattati, parlavano un po' del senso che la danza aveva con il divino, del contatto, del collegamento che c'era tra il danzatore e il divino, ma nell'Ottocento questa cosa si era assolutamente persa. In realtà i maestri di danza dicevano solo che bisognava comportarsi in società, bisognava entrare in un certo modo, salutarsi in un altro modo, vestirsi in un altro modo, ma anche lì sull'abbigliamento in realtà c'è un mondo anche intero da scoprire. Innanzitutto i danzatori, questa sera vi faremo vedere soltanto due brevi figure di quelle che nell'Ottocento sono state le danze più amate, che hanno attraversato l'Ottocento dagli inizi fino alla fine dell'Ottocento, e cioè le quadriglie. Già la parola quadriglia, da quadrato, da carré, come dicono, dice qualcosa. I danzatori potevano essere quattro già disposti in quadrato, vedete che già noi stiamo disegnando il quadrato, oppure quattro coppie di otto danzatori disposti uno sul lato del quadrato. E che mentre danzavano, utilizzando dei passi sicuramente presi dalla danza classica, poi disegnavano e si dicevano qualcosa. Il movimento è con le braccia, guardate un po' le braccia. Le braccia nell'Ottocento, messi in danza, dicono sempre che bisogna tenerle ad altezza media di spalla. Cioè, se il cavaliere è più alto della dama, comunque deve adeguarsi all'altezza della dama che ha a fianco. E la loro posizione deve essere della doppia V. La doppia V, la bilancia. Il bilanciare il proprio cuore al cuore dell'altro. Quindi qui c'è un significato interessantissimo, potente. E quindi il vero danzatore nell'Ottocento, ma secondo me a furia di vederlo, è quello che non solo sa danzare bene per il piacere di danzare lui stesso con se stesso, col proprio corpo, con lo spazio che ha intorno, eccetera, ma perché si sa relazionare cuore a cuore all'altro e agli altri, visto che è una danza sociale di relazione. Quindi io non la intendo più come sociale perché è una danza dell'alta società dell'epoca,
ma sociale perché obbliga ogni singolo danzatore a relazionarsi continuamente all'altro, non solo col corpo ma soprattutto con gli occhi. E gli occhi, se veramente vogliamo donare qualcosa, donano il nostro cuore, noi stessi. È un modo veramente per sapersi donare. Quindi cosa c'è? E abbiamo preso la quadriglia, due figure di due quadriglie, una francese del 1810 e un'altra inglese del 1815 circa. E all'interno di queste figure, prima vi facciamo vedere, vi camminiamo un attimo all'interno di queste figure, che cosa c'è? Il danzatore può essersi saltati, ogni sequenza è sempre realizzata in 8 battute, anche questo numero magico, l'8. Continuamente in 8 battute i danzatori fanno qualcosa, quindi faranno prima un palazzo e uno come quattro cantoni, ognuno andrà a prendere il posto dell'altro finché non tornerà esattamente al proprio. Poi c'è un contatto col proprio partner e una guarda veloce, come funziona sia a destra e a sinistra, è un modo per confrontarsi prima col proprio partner e poi soprattutto le dame, l'elemento femminile che invece si confronta al centro. Dopodiché, bellissimo questo gioco di giro di mano destra, guardate i due cerchi passando da un quarto di cerchio a un quarto di cerchio e si vedono i due cerchi che vengono disegnati nelle altre cose. Poi c'è la S bellissima della catena delle dame, le dame guardate, disegnano una S mentre i cavalieri ruotano e disegnano le liste, dopodiché ancora le dame tornano a casa, perché in tutto questo viaggiare c'è poi sempre un ritornare al punto di origine. Dopodiché abbiamo la catena dei cavalieri anche, c'è questa simmetria, non solo le dame ma anche i cavalieri fanno questo gioco, poi nella danza con la musica ovviamente lo vedrete. E poi ancora ci sarà una figura di otto, sono gli otto che si trovano continuamente, adesso lo facciamo con la musica, continuamente nei pavimenti, nelle pavimentazioni dei cosmati. Allora, questa prima parte ha come musica una musica di James Payne, un compositore inglese degli inizi del 1700, e lui componeva delle musiche proprio per le danze sociali e per quelli che erano. Questa prima parte si chiama Le Pantalon, perché molto spesso cosa accadeva? Si associavano alle figure e alle musiche anche degli elementi importanti del periodo. Le Pantalon perché all'improvviso un maestro di danza decise di presentarsi a corte, invece che con i pantaloni, con le braghe corte fino al ginocchio, con i pantaloni lunghi. Piacque talmente tanto che a quel punto vennero di moda intanto i pantaloni lunghi, le braghe lunghe, e poi in suo onore la prima figura di questa quadriglia meravigliosa, quindi la francese, prese il nome di pantaloni. Grazie. Thank you.
e magari dopo la analizziamo invece figura per figura. La musica di questa seconda parte, che è una quadriga inglese che si chiama The Lancet, invece è di un Rodolfo Croiset, che è il massimo violinista francese dell'epoca viennese. E lui, anche lui, compose alcune musiche per le danze sociali, appunto, ottocentesche. Queste danze sono fatte per essere guardate dall'alto, immaginatele davvero dall'alto. Ecco perché, come ridare al cielo quello che il cielo ha dato a noi. È proprio un contatto diretto e costante. E furono costruiti i nostri teatri proprio per realizzare una cosa del genere. Due volte l'anno nei teatri venivano realizzati dei gran balli, i danzatori reali si mostravano in platea e gli altri li guardavano dalle balconate. Immaginate la geometria dall'alto, davvero ben vista in maniera perfetta. Grazie. Qualcos'altro, no? Quindi avete visto, c'è lo sguardo che è importante, il movimento delle braccia che
altrettanto importante questo bilanciarsi continuamente. Se ci pensate, io ho scelto appositamente anche un periodo storico per gli abiti, che è il periodo romantico borghese, perché l'Ottocento ovviamente è finito, all'interno dell'Ottocento la moda è cambiata tantissimo, ma nel periodo romantico borghese, che va dagli anni dal 36 al 52, il corpetto della dama aveva questa punta pronunciata e di solito lo scollo era a cuore, dicevano loro. Quindi immaginate questo cuore preciso disegnato dalla donna. Il cavaliere con i propri frappi, frappi che venivano considerati gli abiti delle rondini, facevano volare la dama, il cuore della dama, che veniva portato insieme al proprio cuore, insieme a questo bilanciare il proprio braccio, il proprio cuore, a quello della dama. In altri periodi storici le braccia, nel 400 le braccia erano su, erano portate a questa distanza, nel 700 erano in questo modo, nel 800 stranamente ritorna la bilancia, che sicuramente, detta anche dall'ANSI, spero, sicuramente ha un significato molto più antico, così come questi continui cerchi, questi continui essere, questi otto che si intersecano, e vi assicuro che realizzare queste figure adesso, in questo mio periodo di vita, in cui sto pian piano entrando in una dimensione differente grazie a Simmetria, grazie all'ANSI, veramente mi sta nutrendo in una maniera strana. Cioè, non sono più le geometrie, non sono più le danze storiche, perché a me è piaciuto sempre studiare le danze storiche di corte dal 400 all'800, ma davvero non possono dire altro, e io vi insegno anche ai ragazzi, possono pian piano entrare nel cuore di tutti, prima attraverso lo sguardo, poi attraverso il movimento e poi attraverso il volersi mettere in gioco continuamente, perché i danzatori devono comunque si mettere in gioco, sia per se stessi, perché devono sapere chi sono, dove stanno andando e con chi si stanno relazionando. E sono quattro elementi incredibili. E io ho detto.